You ass! Come here, ass! Fuck! È arrivata Michela a Milano. Una serie stereotipata sui milanesi, dove Michela lascia una qualsiasi che pensa che la cosa più bella di Milano sia trovare Roma, che vuole piacere a tutti i cosi milanesi, ma non fa altro che rompere le foto capetrici. Michela a Milano. Cogliete tutti i difetti dei romani e di milanesi in questa serie assolutamente non di parte, ma per favore non mi offendete se non mi vengono gli attacchi di panico la notte. Senti Michela, io lo so che tra me e te c'è stato qualche piccolo malinteso, ma visto che oggi è il tuo ultimo giorno di stage, io ci tenevo a ridarti questo. Cos'è? Una borsetta? Una pochette? No, è tipo il cervello, solo che non ti fa fatturare. Guarda Fabri, ti ringrazio tantissimo, ma adesso io sono del Nord Italia, quindi questo non mi serve più. Lo vuoi te? Così acquisisci una skill. Quella Miki, allora ho saputo che torni giù al meridione. Salutami Ercupolone, come lo chiamate voi. Saluto modo avere il cupolone. Io te lo giuro che prima o poi lo faccio coming out. Io lo dico a tutti che sono da giù. Bravo, Cla. Non devi rinnegare le origini tue. Se no, il pupone piagne. La Michela è attesa in direzione. Sì, lei, la cianciona romana in sovrappeso, quella simpatica che se la cava sempre nonostante abbia rotto 7 fotocopiatrici. Raghi, sarei ore e ore a talcare con voi, ma purtroppo mi vogliono in direction. Goodbye. Ciao Michela, vieni pure. Per te si è aperta una posizione, ma prima devo capire se sei davvero diventata una di noi, se sei davvero una ragazza di Porta Venezia, guidata dalla brama e mossa dall'inerzia. Oh! Ma che c'è stai pure te? E sono nuova stagista! No, è che si sente proprio il profumo di casa, che questi è il Nord Italia, sono freddi, sono senza core. Che poi, diciamocelo, Milano è bruttina. Che l'unica cosa bella di Milano qual è? Ma il treno per Roma! Come cazzo ti sei vestita? Primo, se i romani fossero stati quel gran popolo che dicono, oggi Cartagine si chiamerebbe ancora Cartagine in Africa. Second but not least, la cosa più bella di Milano non è il treno che Roma, ma quello che voi non avrete mai, i soldi. E se vuoi farli, devi andare a fatturare o te ne torni a casa dalla mamma. Entiendes? Claro? Go! Brava Miki, sei assunta. Prenderai il posto di Davide, che dopo anni di stress e anaffettività è scappato via in un posto esotico. Top! Adoro! Bella, quasi sta una crema. Oh, mi raccomando, bocca al lupo a Milano, dagli de punta e dagli de Xanax, annaggia. Ma che carini, voi del terzo mondo.
Facciamo A questa sera?